ci fece in quel di ritorno qui proprio al Palacentro nella regular season. C'è Coronini che è l'obiettivo numero uno della difesa della Virtus Roma e completa il roster il numero 20, ovvero Nardi. Subito un errore da parte della squadra avversaria, può ripartire la Virtus Roma a 1260 e quindi può ripartire la Virtus ancora con Di Bello, ancora lo schiaccia a terra, stavolta a parti invertite con Banac. Altro fischio non arrivato, si corre da una parte e dall'altra, Pescetta per Nardi, un po' impreparato nel ricevere il pallone, ancora D'Alfonso il capitano della formazione di Anzio, va da Pescetta, deve chiudere l'azione la squadra ospite, lo fa con il pregevole tiro da tre punti di un Pescetta che sappiamo essere mortifero. Di coach Melchiorri che applaude i suoi per la soluzione dai 6,75 del suo numero 13. Sciannaro ancora per Zoffoli, si va dalla parte opposta per Lucarelli, ancora Banac in punta, il consegnato per Di Bello che attacca di mano sinistra, maglie molto larghe di Anzio, ne approfitta come uno squalo. 24, poi Banac si mette in proprio, tiro molto 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 difficile, sputato dal ferro, va, corre ai ripari coach Tonolli, Galli sul cubo. Questa però è una buona notizia per la Virtus, vuol dire che il giocatore è comunque recuperato. Ancora Coronini, spalla a canestro, lo scarico fuori per Pescetta che attacca fino in fondo, vuole una mezza rovesciata che non gli riesce. Zoffoli ancora per Lucarelli, da tre punti importante, cessi da virtù il buon Giulio Casale dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per l'intera stagione. Si è messo a fare ovviamente l'aiuto allenatore, dalla sua esperienza molto possono prendere i giocatori della Virtus. Ancora Lucarelli, ancora un tiro da tre punti, ancora un gol del 34, Virtus appigliata alle triple di Edoardo Lucarelli. 9 Daniele De Robertis che è rientrato dopo problemi fisici nella partita di Grottaferrata, intanto Galli da tre, niente da fare. C'è una partita di sostanza, la sua, soltanto due punti a referto, ma tante palle recuperate, assist e grande difesa. Intanto Galli va a scontrarsi con Camilo, è una lotta a livello di chili impari, ma a livello di fosforo probabilmente, che ci può stare con Galli, il quale si era agganciato, poi il blocco di Camilo, tripla di D'Alfonso e specialità della casa e va a bersaglio. Con la DDR al posto di Bello, poi Lucarelli si mette in proprio, Galli ancora, chiamato la tripla, Leo Galli. Virtus ad inizio di questo secondo quarto, vediamo se risponde Anzio con Coronini che scarica ancora la palla per Conte che si mette in proprio, tiro da tre punti, rimbalzo è lungo, premia Lucarelli, ancora per De Robertis, ancora ad attaccare, torna sui suoi passi, si va a rifugiare proprio da Bertoldo, il nuovo entrato non si fa pregare. Ha segnato contro Grottaferrata, c'è però un motivo di una prestazione in chiaroscuro, lo spiegheremo magari più tardi. Lucarelli va a attaccare, bello il passaggio per Galli, che assist di Edoardo Lucarelli, dati i due punti, una palla recuperata dopo una palla persa, era scivolato il giocatore a Virtus Roma 1960, nuovo più 6, campo, si prende la tripla, Mancina la manda a bersaglio, il giocatore numero 7 nel secondo quarto. Bertoldo, tripla aperta del numero 6 a segno. Squadra avversaria, mi sembra un De Robertis in forma smaliante. Come il diavolo della Tasmania, parte piano come una locomotiva, poi accelera, 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 vede il pertugio, ci si infila, va a realizzare i suoi punti numero 3 e 4, intanto tripla per Nardi, non bisogna lasciargli riprendere questi tiri. Per fortuna della Virtus Roma sbaglia, rieccolo il diavolo della Tasmania, passa col pallone sotto, arriva il tripla Ciamaro, e questa è una tripla importante di Filippo Bertoldo in questa gara, ricordiamolo è praticamente quasi l'esordio per lui, arrivato insieme a Davide Tolino un paio di settimane fa alla corte di coach Tonolli. Ancora Anzio, ancora un gioco spalle a canestro, stavolta è di Pescetta, poi il batti e ribatti, Sciannaro si inventa un passaggio per Zoffoli, tripla aperta di De Robertis, Daniele De Robertis. Season si stanno rimaterializzando in questo inizio di terza frazione di gioco.
Di Bello deve forzare il tiro, nessun problema, e le rinizia Gabriele Sciannaro per la Virtus. Servito Galli in punta, che ovviamente è irrevocabile nella testa di coach Tonolli. È proprio lui a ricevere in questo momento il pallone. Arresto, tiro di Zoffoli, che viene sputato quasi dal ferro. Riparte Conte per Anzio. Campo lo schiaccia da terra per il capitano D'Alfonso, che si mette in proprio. Arresto, tiro D'Alfonso, ancora una tripla, stavolta è una mattonata vera sul tabellone. Sciannaro serve in velocità Zoffoli, che non trova il fondo della retina. Ancora polveri bagnate per la Virtus nell'inizio quarto. Pronto sul cubo dei cambi Edoardo Lucarelli. Coronini per Camillo, va dalla parte opposta, ancora per D'Alfonso. Conte, arresto, tiro da tre punti, eccolo lì. Il lungo sotto canestro, ed ecco che gli altri sono rientrati. Bisogna rivincerla di nuovo questa partita. Vediamo se Sciannaro riesce a fare qualche cosa. Zoffoli trova nell'angolo Bertoldo, importante Bertoldo! Bertoldo! Ecco la linea della carità, 55-51 per la Virtus, 7 minuti e 37 in questo momento alla chiusura di questa gara 1 di quarti di finale playoff. Ancora Bertoldo, ancora contro Conte, ancora un palleggio di mano in destra, poi va a sinistra, apre per Galli! Il coraggio di Leo Galli! Rispondere al più 9. Si riprende, palla in mano a De Robertis per Bertoldo, ancora per Lucarelli, Di Bello per Bertoldo ancora. Adesso il pallone scotta nelle mani della Virtus, fucilata sui piedi di De Robertis, la linguaccia di Lucarelli, che sono entrambi in bonus in questo momento. Ultimo giro di orologio, partito in questo istante. De Robertis per Zoffoli, ancora ad attaccare Bertoldo, fino in fondo. Rimessa affidata ad Alfonso, esce Pecetta, Nardi lasciato libero, lo scarico nelle mani di Bertoldo, che poi lancia Lucarelli, Zoffoli fino in fondo. Di Zoffoli è veramente la meta che la Virtus voleva. 12 secondi alla fine, ripeto quello che disse Grottaferrata, non esiste il tiro da 8 punti, ci prova Pecetta da 3, non va, rimbalzo è di un monumentale Bertoldo, poi la palla per Lucarelli e la palla muore nelle mani di Edoardo Lucarelli, che esulta, e la Virtus Roma 1960 si prende con la forza di volontà, Manu, la gara 1 di questi playoff.